Buongiorno, allora, buongiorno insomma relativamente perché è abbastanza tardi, sono le 11:20, io però ho già fatto tutti i miei giri, tutte le cose che dovevo fare e quindi adesso mi metto un attimo al PC perché volevo vedere un po' di cose. Allora, aspettate che prendo il treppiedi in secondo. Santa, sono più abituata a fare queste cose. Prendo il treppiedi. Spenca, che c'è? Sono stata dal dottore a farmi segnare le analisi, le classiche analisi di routine, le solite che si fanno in gravidanza una volta al mese. E adesso sono tornata a casa perché aspettate. Che muove sistema un attimo. Eccoci qua. Allora, vi dicevo, eccoci qua. Allora, vi dicevo, sono andata dal dottore stamattina per farmi segnare le solite analisi che si fanno, di routine, eccetera. Adesso sono tornata a casa, non mi sono ancora manco spogliata perché c'avevo un gran bisogno di mettermi seduta perché in questa gravidanza praticamente ho avuto tutti i disturbi esistenti, tutti. Non ne ho saltato neanche uno rispetto alle altre due gravidanze. Infatti l'ho detto subito a tutti, cioè rispetto alle altre due gravidanze effettivamente fare un figlio a più di 30 anni comincia a essere pesantino. Io Aurora e Alessandro l'ho fatti che non c'avevo manco 30 anni, quindi l'ho vissuta in maniera diversa. Vabbè, comunque, adesso volevo. Mio brother è nato a morire. Sono un po' allergica ultimamente, non so che cosa. Vabbè, devo cercare un modo per usufruire del pane raffermo, cioè nel senso c'ho un po' di pane raffermo di là in cucina e volevo farci qualcosa. E non so se riesco a fare la classica panzanella perché io faccio la panzanella, è l'unica cosa che so fare col pane raffermo, l'unica ricetta che conosco. Volevo fare qualcos'altro. Adesso mi metto un attimo qua e cerco qualche ricettina. Ah, vi dico subito che io questo videovlog lo inizio adesso, ma non so quando finirò, eh. Non so se durerà tutto il giorno di oggi, se durerà oggi, domani, dopodomani, non ne ho la più pallida idea. Dipende innanzitutto da come sto, poi da quello che mi fanno fare i figli e da quello che devo fare in generale. Quindi sappiate che è tutto molto in divenire, ecco. E vabbè, cerco sta ricetta che poi mi sono un po' sistemata le unghie. Allora, queste le ho fatte io. Sta ricostruzione l'ho fatta io. Ovviamente potete notare che la destra, facendola con la sinistra, è venuta uno schifo e la sinistra è venuta leggermente meglio. Però stamattina le ho un po' limate e spalettavano un po', quindi stamattina le ho un po' limate, però mi rendo conto che non la bombatura lasciamo perdere, cioè fa schifo. Però come primo esperimento non è male, tanto tra una settimanella più o meno le rilevo e me le rifaccio, insomma. Comunque vado a cercare questa ricetta e vediamo che cosa trovo tra un po'. Allora, mi sono cambiata, perché non potevo più stare con quella magliettina striminzita. Qui abbiamo bisogno di spazio. Allora, per pranzo volevo fare, vediamo se riesco a prenderlo senza rovesciare niente. Ok. Allora, per pranzo volevo fare il sugo con queste polpettine qua. Allora, queste qui io le ho prese all'Eurospin. I nostri amici l'avevano già prese e l'avevano mangiate così, non nel sugo, diciamo, non con la pasta. Però a me, appena l'ho viste, è venuto in mente subito Lilli e il vagabondo. Allora mi sono detta, proviamo a vedere se magari ai bambini gli può piacere. Quindi adesso andrò a mettere
queste polpettine nella padella e come sugo utilizzo questa, che è la passata della Mutti. Allora, i miei figli praticamente, questa è da ride, sono andati a pranzo tempo fa dalla mia amica, che per loro è la zia Elisa, e praticamente che è successo? Che lei praticamente usa questa perché ai suoi figli piace solamente questa e quindi ha usato questa. Io questa non la utilizzavo, non l'ho mai utilizzata. Sono andati e mio figlio, che praticamente è uno che non mangiava pasta al sugo semplice, senza niente, solo pasta al ragù, mi è tornato e mi ha detto: "Mamma, la zia Elisa ha fatto la pasta al sugo, l'ho mangiata tutta, era buonissima". Allora io ho alzato il telefono e ho detto: "Senti, dimmi come l'ha fatta". Praticamente l'unica cosa che cambiava rispetto a come la faccio io era il tipo di passata. Allora ho cominciato a prendere anch'io la Mutti. Effettivamente, ragazzi, non c'è trippa per gatti. È vero che costa un pochino se non la si trova in offerta, però è anche vero che una volta che la trovi in offerta e la prendi 3-4 confezioni, cioè io con questa ci faccio 3 volte, quindi basta organizzarsi, a mio parere. Ok, metto su tutto quanto, così almeno preparo intanto il sugo, che è già mezzogiorno e mezza, tra un'ora arrivano, in maniera tale che il sugo praticamente ce l'abbiamo pronto, e con il pane raffermo che ho messo là, ho trovato una ricetta per fare una sorta di pizza, una pizza finta. Dopo vediamo un po' se la faccio a margherita, però gliela voglio fare per merenda, non gliela voglio fare adesso per pranzo, perché questo già basta avanza, secondo me. E niente, andiamo a fare qui, lasciate perdere il bordello che vedete in cucina a me. Perché praticamente io non so più come gestire questa cucina, c'è troppa roba. Adesso non so nella condizione di mettermi a risistemare, a tirare fuori, buttare, eccetera, le cose. E quindi prendete il casino com'è. Infatti, questi bisogna che li sistemo, che l'ho appena tirati fuori dalla lavastoviglie. Insomma, lasciamo perdere. Fate finta che qui è tutto bello bello carino. Questo qui va buttato, cioè, per farvi capire, no? Fate finta che qui è tutto bello carino, tutto bello pulito, organizzato, tutto quanto. Lasciate perdere, cioè la mia cucina è fatta, cioè guardate, calcolate che io ho pure questo qua da buttare ancora. Il mio marito s'ostina a tenerlo lì. Vabbè, preparo il pranzo. Ovviamente ho fatto un disastro dei miei, perché mi sono messa a chiacchierare con la mia amica al telefono perché praticamente per insomma, di alcune cose del bimbo che arriverà, e ho quasi bruciato il sugo. Io no, allora, non so come tutte quelle altre donne che fanno 3 cose insieme, io non ci riesco, io su questo sono un uomo. Su questo sono proprio un uomo, cioè io devo fare una cosa alla volta, se no faccio un disastro. Cioè, è già tanto che questo sugo è mangiabile, perché 5 secondi in più e veramente, cioè, c'ha già l'odore del bruciato. Comunque, queste sono le polpette pronte. Qui sta andando l'acqua e niente, dopo metto giù gli spaghetti. E preparo il pranzo, ho già apparecchiato e aspetto, adesso aspetto. E voilà, gli spaghetti di Lilli e il vagabondo sono pronti. Adesso chiudiamo. Aspettate che riprendo il coperchio. Chiudiamo e aspettiamo che arrivano i bimbi. Io già c'ho fame, calcolate. Allora, sono passate un po' di ore, perché io poi mi sono pure riposata, i figli sono andati sparsi a destra e a sinistra e mi sono riposata, quindi non ci ho avuto più modo di. Comunque, sono le 7:30, questo è il risultato del pane ammollato. Adesso proviamo a fare sta pizza, è un esperimento, io non l'ho mai fatta. Lui è un po' scettico, io vediamo come esce.
cattiva sicuramente non è, però vediamo come esce. Io intanto mangio due noccioline, volete due noccioline? Nocciolina a maragana? A maragana. All'età, all'età. Allora, devo metterci. Devo aggiungere sale e olio. Aspetta che giro di qua. Se no altamente inutile. Facciamo così. Sopra il fornello, che non ci starete mai. Invece ci stiamo. Ah, questa è la friggitrice. Ho preso questa. Vediamo se riesco a fare come dico io. Allora, qui ci mettiamo il sale. Io abbondo perché lui mi dice che più troppo poco. Ma tu non abbondi. Il tuo abbondare è la normalità. Mi dice che prendo troppo poco sale. Vi faccio un esempio di pizzico di sale, eh? Questo è il pizzico di sale di mia moglie. Ci sono 4 granelli. Fai così, a posto, pronto. Invece il vero pizzico di sale è questo. Non si vede, la telecamera è di là. Lo vedi? Quindi c'è una bella differenza. Ora, se lei impara che il vero pizzico di sale è quello, il tuo problema non ce l'ha più. Fammi fa sta cosa, fammi fa sto esperimento. Allora, io ungo la teglia perché non mi fido a metterlo giù così senza niente, sinceramente. Mi sono addormentata mentre guardavo Harry Potter, cioè è proprio una cosa che non succederà mai più. Ero veramente arrivata al limite, ero veramente stanca se mi sono addormentata. Allora, questo è quello che andremo a cuocere. Vediamo un po' che ne esce. Allora, questo è il risultato. Il risultato, vediamo se così riusciamo a farlo vedere. Aspetta un po'. Oh, ecco, questo è il risultato finale. Allora, ho lasciato solo la base 10 minuti a 200 gradi. L'ho fatta in friggitrice a aria, non l'ho fatta al forno perché sennò moro. Allora, 10 minuti solo la base, poi ci ho messo sopra, questa l'ho fatta con i pomodori schiacciati, però insomma si può fare come volete. E ce l'abbiamo lasciata quanto? Sempre a 200 5-6 minuti. No, di più. No, ho messo 7, l'ho levata dopo 5 minuti. No, avevo messo altri 10. Vabbè, più o meno, fate un po' occhio. E adesso aspettiamo un attimo perché è caldissima la teglia. Però l'odore è buono. Non si può dire certe parole. Grazie al cane. Perché? Pomodoro, origano, olio, sale, pane, per forza l'odore è buono, tesori belli. Vabbè, olio d'oliva. L'odore è buono, quindi vediamo un po'. Se vi facciamo sapere. Colore chiaro, gusto pulito e focaccia de pan avanzato. Questa è la fame che chiama, sono le 8. Ma quale fame? Io mezz'ora sto uscendo. No, io no. Vabbè, vediamo se mai dopo, se no direttamente domani, perché io già mi conosco, ve lo so.